benvenuti. Ci troviamo in via Casoni, nella parte adiacente a Piazza Martinez. Proponiamo questo appartamento particolarmente interessante, uno di quei bei appartamenti alla genovese, particolarmente generoso nelle dimensioni. Parliamo di un appartamento di 180 metri quadri. Iniziamo la visita dell'immobile. Ci troviamo appunto a un secondo piano. Allora, questo è il grande ingresso. I pavimenti sono in graniglia alla genovese, molto belli. Quindi iniziamo con la visita, qua siamo nel corridoio. Alla nostra sinistra troviamo la prima camera, una camera matrimoniale, come si può ben vedere, di generose dimensioni. Ha un affaccio nella corte. Ecco, questa è la camera, è la prima delle camere a disposizione. Quindi usciamo dalla prima camera e ci dirigiamo verso la seconda camera. Si trova esattamente alla nostra destra. Entriamo dentro, una camera ampia, lunga. Naturalmente un immobile che va rivisto nelle sue parti sicuramente. Ecco, usciamo dall'altra camera e ci dirigiamo verso questa bellissima sala importante, particolarmente grande. Come ben potete ben notare, è un immobile veramente generoso in tutte le sue dimensioni. Quindi ci dirigiamo verso la camera. Ecco. Questa è una camera singola dotata di porta-finestra, sulla quale ci affacciamo su in via Casoni. Quindi continuiamo con la visita. I soffitti sono particolarmente alti e il riscaldamento è un autonomo. Qui abbiamo una generosa, veramente generosissima camera matrimoniale, anch'essa dotata di porta-finestra che ora andremo ad aprire per vedere l'affaccio. Quindi apriamo intanto porta-finestra. Voilà. Ecco. Un bel balcone lungo. Questo è l'affaccio, ci troviamo in Piazza Martinez. Questo è quello che riusciamo a vedere, quindi comodo veramente a tutto quanto. Qua vicino abbiamo il super basco, il tabacchino, il ferramenta, ci sono tutti gli esercizi commerciali che possono venire chiaramente utili alla vita quotidiana di tutti i giorni. Continuiamo e ci dirigiamo, giriamo a destra dell'immobile e questa è l'ulteriore camera. Benissimo. Continuiamo. Qui abbiamo l'altra camera. È veramente ricca di stanze questa di camera di questa casa. Questa camera si congiunge con quest'altra camera che ora è stata utilizzata a magazzino, ripostiglio. Quindi anche se è dotata di una porta finestra col relativo balcone. Rientriamo nell'immobile. Alla nostra destra troviamo questa immensa dispensa con una finestra che dà sulla corte. Ora ci dirigiamo verso la cucina. Questa è la cucina abitabile, ha la sua bella finestra che dà sulla corte. Continuiamo con la visita e infine qua abbiamo il primo bagno, piccolino, ecco, e qui un secondo bagno, quello più grande naturalmente, con la vasca e i sanitari. Come dicevamo, è un appartamento che va rivisto nelle sue parti. Quindi, facendo un riepilogo veloce, abbiamo detto i due bagni, la cucina, il corridoio, la dispensa, la camera con la camera annessa. Riusciamo. L'altra camera singola,
il bellissimo salone, la generosissima camera matrimoniale, usciamo, l'altra camera singola, benissimo, ora andiamo nel corridoio, quindi alla nostra sinistra la camera lunga, che avevamo detto sempre generosa, e l'altra camera matrimoniale. Ci troviamo in via Casoni.